Buongiorno Sud, gentili telespettatori, bentrovati anche oggi, martedì 6 luglio. Il sole sorge in Puglia alle 5:26 e tramonta alle 20:28, in Basilicata sorge alle 5:26 e tramonta alle 20:36, in Molise sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:44. La luna sorge a mezzanotte 46 e tramonta alle 15:13, la fase lunare l'ultimo quarto. Oggi la Chiesa festeggia Santa Maria Goretti, Vergine e Martire. Nacque a Corinaldo, in provincia di Ancona, il 16 ottobre 1890. I Goretti si trasferirono presto nell'Agro Pontino. Nel 1900 suo padre morì, la madre dovette iniziare a lavorare e lasciò a Maria l'incarico di badare alla casa e ai suoi fratelli. A 11 anni Maria maturò il proposito di morire prima di commettere peccati. Alessandro Serenelli, un giovane di 18 anni, si innamorò di Maria. Il 5 luglio del 1902 la aggredì e tentò di violentarla. Alle sue resistenze la uccise accoltellandola. Maria morì dopo un'operazione. Il giorno successivo e prima di spirare perdonò Serenelli. L'assassino fu condannato a 30 anni di prigione. Si pentì e si convertì solo dopo aver sognato Maria che gli diceva avrebbe raggiunto il paradiso. Quando fu scarcerato, dopo 27 anni, chiese perdono alla madre di Maria. Maria Goretti fu proclamata santa nel 1950 da Pio XII. Oggi inoltre ricordiamo Santa Domenica. Chi compie gli anni oggi? Auguri al pianista e direttore d'orchestra russo Vladimir Ashkenazy, che compie 73 anni, al 43esimo presidente degli Stati Uniti George Walker Bush, che compie 64 anni, all'attore e sceneggiatore statunitense Sylvester Stallone, che ne compie anche lui 64, all'attore australiano Geoffrey Rush, che ne compie 59, e infine al cantautore e bassista italiano Max Gazzè, che ne compie 43. Cos'è accaduto il 6 luglio? Nel 1758 Carlo della Torre Rezzonico viene eletto Papa con il nome di Clemente XIII. Nel 1885 Louis Pasteur testa con successo il vaccino contro la rabbia. Il paziente è Joseph Meister, un ragazzino morso da un cane affetto dal morbo della rabbia. Nel 1919 il dirigibile britannico R-33 atterra a New York completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico in dirigibile a punto. E infine nel 1984 C'era una volta in America di Sergio Leone esce ufficialmente nelle sale cinematografiche italiane. Per la stagione sinfonica estiva, giovedì 8 luglio alle 21:30 nel cortile del Rettorato di Lecce lo spettacolo Con Bacalov a Buenos Aires, diretto da José María Schutto. Premio Oscar per Il Postino. Pianista, direttore e compositore a tutto tondo, Luis Bacalov ritorna nel Salento con una sua composizione scritta per un'originale combinazione di tre disparati solisti, ma partecipa anche come pianista alla sua orchestrazione di due ben conosciuti tanghi del conterraneo Astor Piazzolla. Oggi vi parliamo di come preparare una maschera di bellezza per pelli grasse, semplice ed economica da usare magari nel caso in cui sia terminata la vostra. Comprate un panetto di lievito e un vasetto bianco di yogurt. Basta un cucchiaino di yogurt mescolato con un pezzetto di lievito fino ad ottenere una crema. Distenderla poi sul viso e lasciarla agire per una decina di minuti e poi sciacquate. Prima di salutarci, le parole del proverbio del giorno. Un sì intriga, un no distriga. Io vi do appuntamento a domani mattina con l'almanacco del giorno che potete anche rivedere su www.antennasud.com e vi ricordo inoltre che per contattarci basta scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Arrivederci e a domani.